Bella a tutti ragazzi e benvenuti, sono Matty Mars, siamo qua su Satisfactory. Allora ragazzi, prima di tutto voglio dire una cosa. In questa settimana non ci sono stati né video su YouTube né live perché ho avuto una influenza abbastanza pesotta e ancora oggi ho un po' di tosse, quindi non ho fatto live per quello ragazzi, scusatemi ma non potevo proprio. E niente, ho ancora un po' di tosse, quindi se scatarra un po' spero non mi faccia schifo. In realtà sì, fa schifo, però vale, pazienza. Allora, ragazzi, noi andiamo avanti con Satisfactory. Come vedete, abbiamo di nuovo questo bellissimo trattore semimovente. Ok. Allora, cosa serve questo trattore? Oltre che andare col trattore, andare con le quattro ruote invece che a piedi, che comunque ma si muove da solo, ha mosso le ruote da solo. Serve più che altro. Ma dove vai? Aspetta! Aspetta! Non è quello il percorso! Ho sbagliato! Ma dove vai? Amato! Non è quello. Aiuto! Oh! M'ha ammazzato! Oh! Non è il percorso! L'avevo cancellato io! Aspetta! Frena! No, no, non tornare in. Ma quasi ammazzato, ragazzi! Allora, il percorso non è questo. L'avevo io, pensavo di averlo cancellato. Allora, come avete visto, sono forniti di pilota automatici. Poi io, naturalmente, facendo sempre casino, riesco anche una cosa positiva, riesco comunque a farmela nemica. No, tutte le cose io faccio sempre casino, però questi veicoli sono forniti di pilota automatico. Allora, mi serve che stai fermo. Bravo, cancella. Mangiamo qualcosa, non l'avevo cancellato praticamente. Ecco. Prima di rimanerci secchi. Pensavo che facendo termine la registrazione si cancellasse, invece no. Allora, mi devo ricordare anche un po' i comandi, che è un po' che non ci gioco avendo avuto influenza. Allora, praticamente noi abbiamo trovato il carbone, che è questo. Vedete, solita alimentazione per il momento, solo questo vuole 20 kW di energia, quindi gli ci vuole un generatore solamente per questo ambaradan qua, e questo praticamente è un magazzino. Vedete che sta immagazzinando il carbone. Vediamo un po' se l'ho caricato già, che mancava un pochino, sì. E cosa dovrebbe fare il veicolo? Questo dovrebbe immagazzinare, scaricare dentro il veicolo, e il veicolo con il pilota automatico dovrebbe partire, come avete visto, e andare in base, scaricare in base e ritornare. Utilissimo, perché non dobbiamo farlo noi. Scusate. Il problema è che adesso dobbiamo dargli noi la direzione. Quindi avvia registrazione, partiamo. Il problema è che io non so la strada, perché io ci sono arrivato qua, ma prendendo una strada che non si può fare col veicolo, perché mi sono tirato praticamente di sotto. E quindi noi dobbiamo trovare una strada che possa essere fattibile dal veicolo stesso. E non ci possiamo tirare di sotto con il veicolo, perché poi, oltre che danneggiarsi, poi non ritornerebbe più indietro. Quindi l'unica, se poi io non so quanta precisione ha, nel senso, io gli indico una strada, lui fa perfettamente la strada che gli indico, oppure se, perché qua se la piglia un pochino più larga. Scusate, va di sotto. Se non muoio io strozzato,
da me stesso. Allora, io quindi non so, una strada fattibile quale possa essere. La tentiamo. Questa sera di qua. Mi sto andando un po' a naso. Lui sta registrando la strada, sì, ok. Perché dobbiamo tornare su. Ci dovrebbe essere più o meno. Ah, qua c'è il posto velenoso, merda. Come si fa? Io non vorrei passare per il posto velenoso. Perché? Non perché mi interessa che il veicolo, cioè anche se il veicolo ci passa, ma ci crepo io direttamente, mi sa. Proviamo. Sei fuori, ok, è fuori. Ma poi di qua dice la base, di qua io non so dove cavolo sto andando. È possibile? Ancora veleno? E che palle però sto veleno, non è fattibile. Ma porca boia del veleno. Ma ora. Ma casino sarà anche andare a riprendere la roba nel veleno. E chi gliela fa? Ah ragazzi, va bene, spedizione carbone è fallita, come tutte le cose che vuol fare il buon vecchio Mike, ti finisce sempre in vacca. Allora, qua tutta la produzione tanto l'avete già vista, forse ho aumentato la produzione, ho reso, diciamo, più che aumentato, ho reso automatica la produzione, che non sta più producendo niente, di biocarburante, non mi viene il nome, di biocarburante sia per le foglie che per il legno. Io le metto qua quando ce n'è un bel po' e fa da solo. Adesso ho consumato sia il legno sia che le foglie, però abbiamo un pochino di riserva, sì, va bene, ok. Poi abbiamo più che altro, vabbè, l'ascensore qua l'avevate già visto, che poi non è ancora sviluppato del tutto perché noi mandiamo roba in orbita non si sa per chi, non si sa per come, e però poi dopo un certo punto non fa altro, quindi quello si dovrà sviluppare. Abbiamo fatto livello 0 fino allo sviluppo della base 5 tutta. Abbiamo fatto quasi tutto il livello 1, tranne queste cose che servono per ampliare la base, ma a me non interessa. Abbiamo fatto il livello 2 tutto, con rotore, telaio modulare, assemblatore, che è importante, la sega, piattaforma di lancio e le varie rampe. Poi il livello 3 abbiamo fatto questo del trattore, generatore a carbone, stazione dei camion, e non abbiamo fatto il nastro trasportatore versione 2 e poi del nastro trasportatore più alto. Però a me qua mi interesserebbe più che altro questo, che lo vedo molto importante perché fa la fonderia, una nuova fonderia. È una trivella versione, seconda versione. Quindi almeno questo facciamo, ragazzi. Dai. Tanto abbiamo tutto, abbiamo questo e questo. Ci abbiamo pure questo, i cavi. Però non mi dà questo da due, dammi questo. Poi ci voleva una roba, i telai vanno fatti a mano, ragazzi, perché non li ho in produzione. Uno perché me ne chiede per
per il momento pochi, e due perché non ho più miniere di ferro da utilizzare, perché qui ho già splittato, se splitta ancora non riesco più a fare niente. Quindi in realtà lo split è utile, ma non è che si può splittare più di tanto, eh. Perché vedete, già qui ne arriva po abbastanza poche di barre. E dall'inizio che li ho in produzione le barre ne ho sempre prodotte poche, anche se in realtà se ne utilizzano un botto alla fine. Quindi ne vuole 10, le facciamo a mano e va bene. Finché ce la caviamo con 10. Allora, 200. 500. Altre 500. 10, 10, non 10, e il rotore. Andiamo a buscare un rotore. Non ti fai niente, no, bravo. E poi andiamo a buscare le robe dove sono le morte. Ok, qua faccio qui tutto questo ambaradan qua per fare semplicemente un materiale. Che delle volte penso sia un po' esagerato. Non mi ricordo quante ne voleva, per non sbagliarmi ne prendo 100. Vedete, qui ci vanno le viti, ci vanno le barre per fare il rotore. E però servono due miniere di ferro. Serve la fonderia. Serve qui il, come cavolo si chiama, il costruttore, vari generatori, cioè veramente un botto di costruzione per fare un elemento solo. Vabbè, ma un antichio esagerato. Che ok, qui va bene il calcare che ci serve, che penso che il magazzino sarà anche pieno a questo punto. Controlliamo un attimino. Oh, è finita la benza. No, la benza c'è. Che casino c'è qua? Ma dove sono finito? No, aspettate, ho saltato. Io volevo vedere qua. È pieno. Vabbè. Ma io pieno che è vuoto. Tanto quando è pieno si blocca tutto. Ok, almeno questo facciamo, ragazzi. Vamos! E parte questo robo che io non ho capito a cosa serve in realtà. Cioè, parti in dove vai? E poi torna, perché torni? Oh. Non l'ho capito sinceramente. Lo fa tutte le volte. Allora, questo l'abbiamo sbloccato. Dov'è? Dov'è finito? Questo. Ho un botto di roba. Quindi. Novità. Ecco, trivella minerale versione 2. Estrae risorse solide dal nodo di risorse su cui è costruito. La velocità di estrazione ordinaria è pari a 120 risorse al minuto. La velocità di estrazione dipende dalla purezza del nodo di risorse. Carica tutte le risorse estratte sui nastri trasportatori collegati. Ok, però vedi, uno consuma 5 e questo 12. Quindi diciamo che l'MK1 consuma meno. Bisogna tenere d'occhio anche a questo, ragazzi. La fonderia. Anche questo praticamente produrrà più velocemente, però consuma 16, mentre quell'altro 4. Quindi se avete al momento problemi di consumo, finché non avete a portata di mano il carbone, bisogna vedere se conviene oppure no. Perché al momento, diciamo, esigenze di stare più velocemente non ce n'ho.
magari l'assemblatore più veloce. No, a parte che questo è costruttore e questo assemblatore sono due cose diverse. Quindi lui mi ha dato la trivella e la fonderia, fondamentalmente, di utile. Ok. Dov'era? Lingotto d'acciaio. Ah, quindi possiamo lavorare anche l'acciaio. Poi questi tubi d'acciaio. Motore, telaio modulare pesante. Mamma mia, le robe che c'è da fare, però. È un po' un casino. Vabbè, ragazzi, andiamo a recuperare il cacavere. Ah, il pod ritorna tra 7 minuti, quindi noi per 7 minuti, se volessimo ancora ampliare la base, non possiamo, la volevo capire. C'è un trattore del cadavere. Mangiamo però, e non posso mangiare niente. Cacchio. Non posso mica entrare nella nube tossica in queste condizioni, se no ci ricrevo un'altra volta. E non è carino. Prendiamo anche un po' di fogliume, che non ho più niente da. Con il carbone dovremmo, diciamo, evitare problematiche, solamente che bisogna impostare il percorso. E bisogna impostare un percorso tipo di qua. Io con il veicolo non ci posso passare, perché magari all'andata me lo salta pure, ma al ritorno poi non è che se lo scala. Io ero addirittura dalla parte di là, ero, e lui che passa di qua. No, no, di qua c'è un, quella bestia lì che è un po' problematica. Ho già fatto fuori un paio di volte. Quindi prima cerchiamo un po' di cibo. Allora. Non ho neanche l'arma per difendermi, ma che. Proprio niente, faccio proprio schifo. E se io faccio finta di non passa, faccio finta di nulla. Io non voglio avere problemi. E poi, quando sono morto, quindi la strada è anche giusta. Via, vai via, vai via, vai via, vai via. Ok, la strada sarebbe. Guarda che porca boia. Che casino. Problema è che se la registro così, poi lui tutto quello che io faccio lo ripete. Lo ripete, quindi anche tutti gli errori. Crepa. Crepa. Ok. Quindi di qua si può? No. Qui c'è da metterci qualcosa per salire. Se lo posso fare. Mi ci vorrebbe. Perché deve essere? Io non capisco una cosa, perché deve essere tutto complicato? Anche il semplice calcestrunzo, non ce l'ho il calcestrunzo. Forse di qua, guarda, eh. Ma non così. Vabbè. Farà un po' di rigiri strani, eh. Però io il percorso, siccome è abbastanza lontano, non lo voglio ripetere con quello che ho rischiato. Di qua scendi. Ok. No!
Ma anche vabbè, fa la boa e Luke. E arrivi qua e scarichi. Va bene? Ok? Quindi termina la registrazione. Attiva pilota automatico. Giusto? Attiva pilota. Sì. Attiva pilota automatico. Va bene. Quindi adesso dovrebbe fare le cose da solo. Ma dove vai? Ma perché? Ma non. Ma io non capisco. Ma perché Tintin? Ma non ha senso così. Tu sei, vai. Vai. Ci vuole accompagnamento a questo. Che fa? Ho capito, ma anzi, non sto capendo. Vai! Vai, lo seguo, sono curioso. Ci vuole accompagnamento davvero qui. Ma dove passi? Ma non. Ma io non sono passato di qui. È di qua, ma. Perché? Ma non funzionano queste robe. Ma è di qua io sono passato, di qua. Le freccette sono di qua. Dacci tua. Su, vai. Oh, bravo. Ma dove vai? Ma bravo. Ora torni indietro. Torni indietro ora. Vai, vai. Vai. Ma non funzionerà mai questa roba. Ma non così. È giusto. Ma. Ho capito, ma io non ti posso fare anche la curvetta. Su. Vai. Su. E vai. Dacci tua. Oh, vai, 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 vai. Vai, vai. Gira. Di qua. Di qua. Non andare. Ma non è a dritto. Veste pure. Non è a dritto. Non t'ho fatto andare a dritto io. Vabbè, ragazzi, io, ascoltate, non funzionerà mai. Mi farà un po' di. Cioè dovrò capire come funziona perché forse avanti e indietro non conviene. Allora piuttosto vado avanti col biocarburo. Piuttosto. Niente, quello sta lì. No, ma non è possibile però, ma io t'ho fatto la strada. Perché devi andare a picchiare qua? Quando la strada è questa. La strada è questa. Vai. Ma non girare! Perché giri? Ma cioè di qua la segue e di là non la segue? Ma allora devo fare. Cioè devo fargli la doppia strada io. Cioè. Tua. Mi stai a consumare anche un monte di carburante. Frena.
Qua. Ti devi arrivare. Va bene? Avvia registrazione. Allora, riproviamo a farla un attimino. Qua vedi che non passi, passi di qua. Non passi dentro l'ascensore là. Oh. Frena, frena, che mi sono già perso in 2 metri di qua. Vedi? Ok. Frena. Con calma. Di qua, secondo me è già andato in pappa con questo percorso. No, non sbagliamo. Ma poi sbaglio strada anch'io. Già fa casino da solo. Se poi faccio casino pure io, è finita. Dove diavolo era la strada? Di qua, ecco. Fai il ponticello. Questo è di nuovo vivo, ragazzi. Lo schiacciato prima. Ok. Che palle, di nuovo sta roba tossica. Ma non ci voglio rimuovere, io ci rimuoio, eh. Ho capito, dove passo? E qua se ci vado muoio. Non c'è un'altra strada invece che questa tossica. Vai, 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 vai. Se muoio chiudiamo, ragazzi, però. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Ce l'ha fatta! Sono rimasto con mezzo punto vita. Ok. E adesso non so dove sto andando però. Scusi! Una grotta! Messo, no, mi sa che non è stata una buona idea. Così no. No, anche se non registri più. Abbiamo sta lumaca energetica. Cos'è? Vabbè, comunque il percorso è andato un po' a farsi benedire perché come al solito mi perdo nelle robe. Pensavo fosse una grotta profonda. Allora, aiuto! Usciamo di qua. Niente. Dobbiamo chiamare il carro attrezzo. Mi ha pure bloccato oltretutto. Cioè non solo è bloccato il veicolo, sono pure bloccato io. Allora, c'è qualcuno che mi aiuta qua? Oddio santo. Non credo. Ma ce n'è pure due. Aiuto, aio. Grotta, non ci vieni. Vabbè. Niente ragazzi, praticamente sono blocco barra morto. Perché questo si è dannatamente bloccato. Devo registrare, cancella. Termina, cancella. Termina, butta via, cancella.
poi finita anche la benza. No, si è proprio bloccato. Niente ragazzi. E allora indietro come torno io adesso che c'è la nube tossica oltre che a questi. Che casino, ma perché sempre questi casini? Poi me li vado, cioè è già complicato, ma io me li vado anche a cercare tutto. Potevo lasciar perdere la grotta che non era. Dove? Però io volevo anche riprendermi la mia roba. Se trovassi qualcosa da mangiare. La mia roba è là, io non ci posso andare. Vediamo se posso fare un po' il giro. Un attimino. Senza intossicarmi. E non vedo niente. La roba è qua. Un attimo, su. No, non posso, via. Bisogna andarci almeno full. Eccolo qua, c'è. Ma li ho investiti io. Dovrebbero essere morti questi. Buonanotte, ma questo mi segue, va. Questo è un altro. Io vado per la mia strada. Se voi andate per la vostra. Mi segue? No. Ok, va bene ragazzi. Abbiamo visto che il trattore al momento non sta funzionando. Cioè non sta funzionando. Più che altro mi devo informare perché so altri miei amici che hanno il gioco lo usano. Quindi vuol dire che funziona. Ma ovviamente Mighty. Anche quello che non è difficile lo rende difficile. Un po' per sfortuna, un po' perché se le va anche a cercare. E quindi niente ragazzi, diciamo che comunque spero che abbiate più o meno capito come funziona. Poi se l'avete capito sicuramente meglio di me, magari datemi qualche consiglio. Intanto vedo là qualcosa di lampeggiante che non funziona. Cos'è? Ah vabbè, questo è normale, non funzioni. E poi in realtà non è alimentato, quindi ci sta che non funzionava il trattore, perché questo praticamente non essendo alimentato era come se non ci fosse. Può essere o non c'entra niente. Boh, vabbè ragazzi, comunque direi una cosa, se avete qualche consiglio, vediamo qua se ho qualcosa da mangiare. Sì, non male. Se avete qualche consiglio, poi off camera recupero il materiale e cercherò di recuperare anche il trattore, o al limite ne farò un altro. E pazienza, questi me li porto dietro che sono sempre utili, visti i casini che combino. Comunque ragazzi, se avete qualche consiglio, anche soprattutto sul discorso trattore, sul percorso guidato del trattore, mi interessa anche qualche consiglio in generale sul gioco, mi interessa. Ovviamente faremo altre gameplay, più che altro faremo dei gameplay su questo gioco perché le live mi laggano abbastanza, quindi non lo porterò in live, però lo portiamo avanti il gioco. Quindi niente ragazzi, io vi ringrazio per la compagnia e vi ricordo la live delle 5:30. Ora oggi è lunedì e non so se che giorno è, lunedì oggi. O è martedì, bene, oggi è martedì, non so se oggi, perché adesso sono le 11:57, non so se oggi alle 5:30 farò live, perché ora magari fare 20 minuti di gameplay riesco, 3 ore di live, non so se le tengo,
per un discorso anche di voce. Quindi vedremo un po', ragazzi. Comunque io vi invito, tanto se non sarà oggi sarà domani, vi invito alla live di Twitch alle 5 e mezzo e vi invito poi anche il gameplay che lo vedrete il giorno dopo, solitamente alle 2 su YouTube. E su YouTube ci saranno sia gameplay che le live poi postate del giorno precedente. Quindi niente ragazzi, io vi ringrazio, ci vediamo domani. Ciao a tutti.